Ehi la ciurma! Io sono MazzeTess e oggi ci troviamo su un nuovo episodio di Free to Play. Provo questo gioco che assolutamente non conosco tanto quanto voi, Path of Exile, che è free to play su Steam e niente, ho creato l'account e sto scegliendo la razza, diciamo. Vediamo, questo qua sembra. Sembrerebbe un mago, ma una mazza enorme. Questo sembra tipo un assassino. Questo è un guerrierozzo a bestia, tank. Questo è un arciere ranged. Questo è uno spadaccino, forse molta agilità. E questa? Ma questa è la They were stregua. right to fear me. If only they had No, non mi listened to piace their la magia. cowardice. He Ma had they're it not coming. Was I supposed to bear such insults with an action simply because of his high birth? That lord sang a different tune with 6 inches of così. steel in his guts. Shadow, A simple job, I was told. Tipo se lo Silence a big mouth, get a big Questo chi grin. è invece? And no one Templare. was going I to be one. fought, wept, and bled for God and the Order. I would have died for my Non è più un Templar guerriero, l'altro è più brothers, un every tank. single one. And how do they reward my piety, my devotion? They exile me Ma to anche the questo land of dovrebbe the essere dying. mazzo Can't quando own a vai, però a life, me piace più not a ranger. deer's, not a rabbit's, and not mine. Every soul has a birth-given right to live however they will, however they can. I take from the wilderness, and one Merda. day it'll take me in return. Questo è Little Not the Dolmen, fat boh, lords of non Orient lo believe in such so. E things. andiamo con questo. They call me puncher Proviamo, and thief, belli. clap me in irons. Alt. Rigetti. Ok. Ok, ci svegliamo qua. Oh, c'è anche la chat, possiamo nascondere la chat in qualche modo. No, voglio. Bastards dumped near 2 dozen of us off that ship. You and me were all that survived the swim. Never was much difference between exile and the death sentence. Once I catch my breath here, we'll take a look around. See what raid class does on offer. I thought I saw smoke at those ruins up the beach. It could be worth checking if there's. Oddio. Oddio, deve essere tipo un hack and slash, diciamo. Ah, posso mettere una gemma qua? Posso toglierla? No. Credo di no, vabbè. Tampi. Deve essere tipo un hack and slash un po' sul survival horror, diciamo. Ecco, infatti. Oddio, sono un infida. Non posso muoverlo anche con un VSD, no, eh. Scusa un attimo, options. No, streaming. No. Input. No, vabbè, allora faremo così. Ok, vediamo di muoverci un po' perché qua a stare fermi è un casino perché. Ho altre skill per caso. Oddio! Che petrolato di questo? A Sand Spider, ma non sono dei ragni se vedi queste cose. Alessandro, se vedi sta roba qua non c'è. Mi spiace, cioè nel senso non volevo mettere dei ragni nel mio video. Ad Alessandro non piacciono i ragni. Poi tra l'altro mi sparano col sedere addosso, cioè mi scorreggiano addosso della roba, ma che schifo di posto che sono finito. Cioè, stavo per morire, però era meglio morire a questo punto. Cioè, che farsi scorreggiare addosso della roba.
Perché poi scusa, deve andarci addosso, non puoi tirare una freccia ai barili come fanno tutti quelli da lontano. E poi drowned vuol dire affogato, cioè della gente affogata non morta. Interessante, sapete che gioco mi ricorda? Divinity Original Sin, non so se lo conoscete. Però è molto meno lineare, mi piace questo fatto che non sia troppo lineare. I'm still breathing. Sono salito di livello, sì. That's a good sign. Spacca la faccia di tutta questa gente. Quanta vita ho? Dove è tua la vita? Ah, questo deve essere questo affare qua. 59 su 69. Ah, ok, questo è ancora vivo. LOL. Orb di trasmutazione. Ho guadagnato un punto skill. Clicca qua per usare il punto skill. Managgia! Cioè, ma che spettacolo! Oddio! Oddio, è la cosa più bella che io abbia mai visto! Ma ha una fine? Ragazzi, queste sono le abilità! Oh! Oddio! Più 10 intelligenza! Defiance, Golem's Blood, Shield Block. Oh my god, ragazzi! Cioè, ma avete visto che roba spettacolare? Ci sono dei punti blu, verde e rosso. Rosso credo sia per la forza, questo per l'agilità, questo per l'intelligenza. Due intelligenza uguale a un mana. 5 intelligenza, 1% di energy shield. Una vita. Ok, attacco melee. Questo è evasion e accuracy. Ok, questo è più 8% attack speed, questo è. Ok, schivo più facilmente. E più 12 al massimo della vita. Qua aumenta la vita, qua aumenta la destrezza. Aumenta la destrezza, aumenta la precisione. Meglio andare di attack speed invece. Sì, apply. Anche per un raged deve per forza andare su attack speed, no? Ok. Oddio, ma mi stavano spaccando la faccia nel frattempo, ma... è perché credo sia in multiplayer, e allora quando vado in pausa non ne sono in pausa del tutto, c'è sempre... cioè... oddio. E aspetta, ritirata strategica. Tiriamo giù i ragni. Fanno prima sempre i ranged, è così che funziona, prima devi tirare giù quelli che ti colpiscono dalla distanza, soprattutto se sei un ranged, quello per forza, non puoi permetterti di... cioè io con una freccia gli ho spaccato il torso a metà, cioè sono stroppi, quanto siamo OP ragazzi. Comunque non ho una precisione assurda, mi piace questa cosa del fatto che non ci sia una precisione assurda, perché cioè nel senso spesso nei... spesso nei videogiochi cioè quasi sempre gli arcieri o comunque chi colpisce da distanza colpisce sempre, al massimo fa pochi danni ma colpisce sempre, mentre qua invece è molto più realistico nel senso che puoi mancarli. Anche se comunque poco realistico per il fatto che prima il ragno. Ah, posso livellare la gemma, ma sto gioco è fatto proprio bene. Ci sarà uno shop interno. Ho trovato uno shield di Glass Sand. Dopo guardiamo. Allora, prima si chiama un po' di gente. C'è un fuoco qua. Ah, dovevamo arrivare qua forse, che dicevo che c'era un fuoco. Il tizio prima di Maria ha parlato di un fuoco. Ma io come faccio a recuperare vita però adesso? Ho delle pozze, ma non voglio basarmi solo sulle pozze, dovrei trovare qualche cosa per recuperare vita, no, in giro, cioè... questo cos'è? Default Attack, Burning Arrow. E questo è con il destro, credo. Sì. Allora, se livello l'affare... che succede? Vabbè, migliorerà le sue caratteristiche. Però ho due pozze, ma vorrei non basarmi semplicemente sulle pozze, perché...
Allora, guardiamo nell'inventario cosa abbiamo. E a parte quelle pozze là. Allora abbiamo uno scudo. Che vabbè, posso metterlo nell'inventario? Ah no, infatti. Non posso tenere tutte e due. Questo è un arco che è più forte, superior. Più 16%, 3,10. Questo è 3,9, proprio il critical strike 5% e 1,40. Anche questo è migliore. Questo 3,9 è uguale al nostro, questa è una mazza, e quindi non ce ne frega un Kaiser. Ma la gemma non posso. Sì, posso toglierla e metterla là. Perfetto. Perfetto, queste cose delle gemme che si possono togliere. Qua Scrolls of Clicca col tasto destro su questo oggetto. Poi clicca col sinistro su un oggetto sconosciuto. Ah, no, ma non voglio niente. Ah, questo fa diventare un oggetto normale, un oggetto magico, ma per ora credo che non ci convenga perché gli oggetti iniziali sono degli oggetti abbastanza scrausi, easy peasy, lemon squeezy, come direbbe il mio amico Surreal Power. Però qua non stiamo trovando niente di... per recuperare la vita, non lo so, un... Oddio! Sì, ma questo non è legale, scusa se... Questo se mi becca mi spacca la faccia. LOL! Ok. That would only slow me Arrow. down. Password. Ah, non ci sta più roba. Aspettiamo, buttiamo via questo che non serve a un Kaiser. Scusa, posso buttarlo? Ok, questo non serve a un Kaiser. Questo non serve a un Kaiser. Questo non serve a un Kaiser. Idem. No, però quello potevo magari venderlo. Questo, Rusted Sword. La prendiamo. Anche questa. E anche questo. Questi, quelli credo che valgano qualcosa di più che non dei pezzi di legno. O almeno dovrebbe. Ah, entra. Una città per il tuo... per la tua ricompensa. Però dove... Ah, qua? Qua si entra nella città. Dove si entra? Ah, qua. Yeah! Flask refill quando... Ah, ok, le frasche sarebbero queste. Quando entri in città, ritorna a tutti i posti, insomma, vieni curato. Ah, siamo in esilio in pratica. Non so se sta parlando di noi, però sta parlando di persone in esilio, credo che noi siamo in esilio qua. I've Nesta, seen mi you sa che before, back dice. in Oria, running like a frightened rabbit from my father and his gamekeepers. Fleet as a fox you were, even with that leg of prize venison over your shoulder. And from what I saw you do to Hillock, you've grown even faster since then. I'm Nessa, and I suppose I should thank you for ridding us of that putrid giant. I hope your speed never fails you, Ranger. It's all that stands between you and death here in Rayclast. Lanai's watch isn't much, but it's ours. We could use you here, while you live. But should you wish to venture out, do just one thing for me. Out on the coast, amongst the wrecks, there must be a ship's medicine chest. I have many to care for, and there's only so much I can do with herbs and seawater. Ok. Io abbiamo una missione. Be Ma mi careful. ha dato delle missioni. Ah, posso vendere degli oggetti. Vediamo quanto mi dà questo affare qua. Ah, ma mi vende che... Scroll, fragmentation. Non mi dà dei soldi, è tipo un baratto. Ah
Ah no, non posso vendere questo. Così sì, ma con l'altro no. Poi se non posso accettare. Vediamo ora cosa c'è. Quindi c'è dato quegli affari l'altro, non so cosa servono. E poi abbiamo questi due affari qui che non possiamo usare però. Allora vediamo degli oggetti, dai. Allora, vendiamo queste due robe qua che non possiamo usare. Ce le... Ah sì, ok, no, perché stavo premendo il tasto sbagliato. Accetta. Ok. Bestia, il problema è bestia. A ravishing ranger relegated to rot in Rayclaws. That's the first line of a poem, writing about you. Easy girl, you could... Easy girl. You could skewer the blood with a look like that. The name's Bestel, captain of the good ship Merry Go. Ah, era un capitano. Merry Go has gone. My crew is gone. But my wits remain. È rimasto su lui. There's an island, a hop, skip and a wade offshore of the terraces. That's where my Merry Go ran aground. Watch the locals spit roast the ship's doctor, but his medicine chest. Ah, ok, anche lui mi dice di andare a prendere le medicine. Boh. Devo parlare con un tizio per il mio. Ah, questo. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me. We exiles have no history. Dominus took it from us the moment his blackguards dumped us in the water out there. Just live or die now. Sì, tante cose, come si dice, ci racconta tutta la sua storia. Ok. Ah, posso scegliere un... Qua che cos'è che ho? Ho la... La gemma, cosa mi dà? 3% increased physical damage, 50% physical damage converted to fire damage. 130% of bait aid, 20% chance per di bruciare i tizi, 15% burn damage. Ma perché mi dà sempre le verdi? Io ce l'ho già quella verde, mi dai una rossa. 2 additional arrows, 70% damage. Ah, quindi vuol dire che lancia 3 frecce insieme? Però da solo, cioè da meno cose. Ah, questo lancia una trappola che esplode quando attivata, dando da fuoco a tutti gli nemici circostanti. Ah, e lasciando un'area infuocata che fa danni a chi ci passa sopra. Attacca una piccola area di fronte a te. Ogni... non lo so, che colpisce... Ah... Ogni freccia, ogni attacco che colpisce un nemico aumenta l'area di effetto. Quest'area è... risultato dopo... aver utilizzato un'altra skill. No, ma io prenderei questa e quasi quasi la proverei sull'arco per vedere un po' come funziona, perché questa mi dà, ah, puoi tirare la freccia infuocata, appunto quella che abbiamo provato prima. Questa invece ha la trappola di fuoco. Possiamo provare, nel senso, può essere interessante. Adesso dobbiamo andare a Tidal Island, che è di qua. Suppongo di sì, perché di là ci siamo già stati. Sì, per la chat, ma vabbè. Non c'è una mappa, ecco. Forse con M. No. There'll be some dark days ahead. Ah, ok, Twilight Strand, Watch Coast. Però di qua che cosa c'è? Ok, enemy at the gate. Cosa abbiamo da questa parte? Dei gabbiani. E niente, delle spighe di grano molto finte quando si muovono. Però il gioco di per sé mi sta sembrando davvero molto carino. Oddio. Guarda questi come corrono. Sono pericolosi quei tipi. Facciamo una cosa del genere, tipo...
venite qua. Perfetto. Vieni bel bambino, vieni! Perfetto. Sì, non mi dispiace sta trappola di fuoco, anche se forse preferivo la freccia di fuoco, mi ispirava molto di più. Vedi, poi mi faccio male questo mezzo sopra. No. Loro sì, però. Che cazzo? What? Sto la danno o cosa? Vabbè, sì. Dei guanti di ferro, questi possono servire. Ah, li ha già equipaggiati. Grande, 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 grande. Dei guanti di ferro possono sempre servire. Ho perso un fracco di vita proprio sta roba qua. Cannibale. Bestia. Cos'è che è caduto qua per... No, c'è una bottiglia che non posso raccogliere. Questi però sono molto veloci, gli altri zombie di prima erano comodi perché erano lenti. Avrei bisogno di skill molto più potenti, questa roba. Cazzo. Però no, è proprio un hack and slash di quelli proprio in bel stile, in bello stile. The worms will have to wait a bit sì, longer livello for 3. This meal. E poi è un sacco di abilità, quello è tipo troppo epico. Troppo. No, dov'era? Vieni ragnetto, vieni, vieni da mamma. Vieni. Perfetto. Allora, vediamo se riusciamo a trovare ste Kaiser di medicina del manga. Allora, dove. No, non saranno di qua, dobbiamo continuare giù sotto, perché se sono arrivate da una nave, la nave si sarà ben schiantata giù verso la costa, verso la giunta. La costa. Dio, cos'è che era quella roba? Oh, qua ci sono i miei belli zombie lenti. Quelli che piacciono a me. Yeah! Sì, 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 sì. Ragazzi, a me sta piacendo un sacco questo video. Questo è il videogioco. Il giochino qua. Però credo che non concluderò la missione, altrimenti non registro più niente per oggi e voi vi stufate. Però non mi dispiace proprio per niente. Forse non è un videogioco da farci una serie, perché sugli hack and slash è un po' difficile fare una serie, perché alla fin fine, boh, è come, non so, i molti giocatori di massa, quelli hack and slash, tipo, non lo so. Prima stavo pensando proprio a Elsword. Non so chi di voi lo conosce Elsword. È un gioco che comunque ha avuto un discreto successo, un free to play online. E e niente, anche questo lui è di uno stile più cartonesco, no, diciamo. Ah, ma lancia semplicemente delle torce quella tipa, non è che faceva altre cose. E dicevo, lui è, l'altro era di uno stile più cartonesco. Ma che chiesa? Boh. Però era sempre dello stile, cioè nel senso non è che riesci a combinare chissà che cosa. Poi alla fin fine dopo un tot cioè gli spettatori si stufano, perché non è che fai chissà che cosa oltre a partire della gente a caso tirando un sacco di spell in giro e massacrare tonnellate di nemici. Oddio, sto prendendo fuoco, sono anche di vita abbastanza bassa. Credo che qua ci fregheranno.
Perfetto, per fortuna che mi ero parato da quel lato. Adesso vediamo se... Da che parte devo andare però, porca miseria. Non ha preso chissà che danno da quel fuoco che le ho lanciato però. Forse era meglio l'altra, la frecciumba, quella in spada. No, questo non si è attivato, peccato. Ma sta nave qua del Kaiser. Corpo impalato, oddio. Per fortuna. Però ste Kaiser di affari, ste medicine, dove cavolo lampe. Ah, forse sono là sotto. Vedo una barca distrutta. Potrebbero essere là. Ehi. No, corre troppo veloce. No, era... Però non ho attivato la trappola, perché? Venite, bei ragnetti. No, non vengo, ho paura. Dai, dai. Morite per bene, morite per bene. Ah no, ce n'era uno qua, porca miseria, muori. Un corpo impalato. Non c'è un Kaiser, c'è solo l'intestina, tipo. L'intestina. Gli intestini. Allora, andiamo giù sotto di qua. No, era di qua. Per vedere se per caso c'è la cassa. Oddio. Quello era tipo un boss di fine livello, devi muoverti in fretta. Devi muoverti in fretta. Comunque ragazzi, è venuto quasi mezz'ora, quindi io direi che è buon così. A me sta piacendo un sacco questo videogioco, ma non credo sia possibile fare una serie molto apprezzata. Fatemi sapere sempre nei commenti, io sono sempre disposto a qualsiasi tipo di proposta. Valuto ogni proposta, naturalmente non è che l'accetto così a caso, però se per caso qualcuno di voi... fosse interessato ad altri episodi su questo, magari non una serie ma altri episodi sporadici, diciamo, sono ben d'accordo. Vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Io sono Mazzetes e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti.